presentiamo il libro sul realismo politico italiano curato da Lorella Cedroni e che contiene i contributi a un convegno centrato sulle figure di Gaetano Mosca e Guglielmo Ferrero. Parliamo di queste due figure, che cosa hanno dato nello specifico loro al realismo italiano? Che cos'è il realismo? Il realismo è un'analisi del sistema politico moderno fondata sulla divisione fra una minoranza governante e una maggioranza governata, quella che io chiamo una società politica, sui rapporti che ci sono fra governanti e governati, sulle forme e le formule del governo moderno. E loro cosa hanno dato? Loro hanno dato Gaetano Mosca insieme a Vilfredo Pareto nella stessa epoca, hanno, come dire, formulato uno, due, tre aspetti della relazione: l'aspetto del dominio, come si acquisisce il dominio, come cioè si forma la classe governante, e l'elemento ideologico che fa da contorno a questa formazione della classe governante, e l'elemento, diceva Mosca, di difesa giuridica, cioè forme e formule attraverso le quali i cittadini si possono difendere dal prepotere. Ecco, questo è stato per Mosca. Poi Ferrero invece appartiene alla seconda generazione, la generazione che di fronte all'estendersi dei fenomeni di massa ha puntualizzato come attraverso questo nuovo tipo di rapporto governanti-governati si debba mettere in conto il consenso, come la classe politica si mantiene al potere attraverso il consenso, quali sono le forme oligarchiche invece che si manifestano. Ecco, questa è stata una ulteriore fase del realismo politico italiano. Lorella Cedroni è perché lei, insieme al mio caro amico scomparso alcuni anni fa, Giorgio Sola, rappresenta un ulteriore esperienza su questi rapporti governanti-governati. Inserire in quella occasione una giornata dedicata a Norberto Bobbio e a Giacomo Perticone, che è stato professore qui, che voleva testimoniare un'ulteriore fase, cioè un'ulteriore analisi dei fenomeni di massa sempre più estesi, e come in fondo si ponga il problema, che oggi si è più diffuso, di una forma di totalitarismo soft che in qualche modo si è diffuso e contro il quale è difficile trovare delle soluzioni. Questo è stato la fase successiva.